Le prospettive le posso dire da tifoso, perché la società che poi gestisce il tutto, no? Quindi io da tifoso posso dire che ne pensi qualcuno che sta accanto a me, che non bisogna accontentarsi dell'obiettivo minimo, bisogna sempre guardare più in alto, è una legge di vita, no? Per migliorarsi bisogna guardare avanti. Siccome io ho fatto 16 campionati di A, 17 non porta male, non vi preoccupate. Siamo un po' nel tempio dove lei, il dottore Palaia, ha curato tanti giocatori, non soltanto del Lecce ovviamente. Quanto conta la preparazione atletica e quanto conta ovviamente la preparazione sanitaria, se così possiamo dire, le cure ai giocatori in un salto di categoria come questo qui del Lecce Calcio? Il problema è sempre un lavoro non del singolo mio, ma d'equipe, no? Quindi concorrono tutti alla riuscita di un risultato, sia esso medico o sia esso sportivo. Quindi per quanto mi riguarda ci sono io, c'è il collega Congedo, ci sono i fisioterapisti, c'è tutto il gruppo mio che comunque adesso è entrato con pieni poteri nel Lecce Calcio, che quindi contribuisce alla riuscita sanitaria di determinati problemi. Sinceramente sono onorato di essere qui, perché comunque quest'anno abbiamo raggiunto un obiettivo veramente importante, c'è da tanta sofferenza degli anni precedenti. Io nei miei 3 anni ho capito quello che i tifosi, la gente, la società e tutti i calciatori hanno passato in questo ambiente qui, quindi è stata una grande liberazione. Ma a breve disputeremo ancora 2 partite per poi staccare un po' la spina e pensare già al prossimo anno. Innanzitutto è di vincere la Supercoppa adesso, le prospettive future. E niente, quello che mi viene in mente adesso è il triplice fischio dopo Lecce Paganese, che ha coronato il sogno nostro e di tutta la gente che aspettava questo momento qui, e gliel'abbiamo regalata con un fantastico, fantastico gruppo. Quello è un fattore importante, anche altre squadre che hanno mantenuto l'intagliatura quella giusta, poi sono andate addirittura subito in Serie A. Quindi, però questo compito aspetta la società, il direttore, vedremo. Una bellissima giornata, io non so come ringraziare l'organizzazione per il premio che mi accingo a prendere. È stato il merito chiaramente di tutti, perché è stato un gioco di squadra a tutti i livelli. Per quanto riguarda il discorso di stamattina che mi hai detto, sì, abbiamo fatto un comunicato stampa congiunto al comune di Lecce, sono delle persone serie con le quali si può veramente ragionare, faremo belle cose. Presidente, l'impegno del 18 gli volevo chiedere, è un impegno sempre più acceso nei rapporti del Lecce? René è una persona che ho conosciuto anche per motivi professionali, è una persona con cui abbiamo una grandissima sintonia, quindi sicuramente si sta appassionando anche a Lecce, fa parte della società, c'ha dei progetti importanti anche nella città di Lecce, l'ho recentemente dichiarato, sicuramente faremo delle cose importanti anche con lui. Allora, io sono il presidente tra virgolette, ma giusto come quello che si fa carico dell'iniziale idea che c'è stata, quella del 24 maggio Group, di creare un evento che potesse portare un attaccamento alla terra, una presenza soprattutto tra i bambini dei colori sociali del Lecce, proprio come idea di attaccamento. Il 24 maggio Group è un gruppo che prende il nome da una via di Squinzano dove è situato il mio studio, eravamo in 2, io, mio fratello, a vedere semplicemente la domenica sera vedevamo le partite del Lecce lì, dopodiché da 2 siamo diventati in 4, dai 4 ci è venuta l'idea di questo evento che possiamo garantire avrà un seguito e che vuole entrare nel sociale, nelle scuole, vuole coinvolgere la cittadinanza, soprattutto i bambini, con una partecipazione sia principalmente di attaccamento alla terra tramite colori sociali e di partecipazione sociale. Di questo non potevo fare a meno del mio amico Mino Pieri da Prologo di Squinzano, senza il quale non avrei fatto praticamente nulla. Sì, la tradizione vuole che ci siano tanti sportivi legati a Lecce, Glori Giallorossi, fin dal, almeno mi ricordi, dall'85, la famosa promozione, la prima grande promozione in Serie A, si sono sempre tenuti ben alti quei valori. Però la nostra partecipazione come Prologo è soprattutto legata a un fattore del territorio, è legata al territorio, perché per
perché una Pro Loco si impegna a organizzare una manifestazione di questo tipo. Non siamo un gruppo di tifosi, siamo un'associazione turistica che ha quindi la necessità di promuovere il territorio, e il Lecce è un'opportunità. Per noi è un'opportunità di crescita del territorio. Questa sera qualche premiazione, può spiegarci in dettaglio? Le premiazioni sono legate a quattro fattori fondamentali. Il primo, la storia. Non potevamo non pensare al dottore Palaia, Squinzanese Doc, ma Lecce. Dire dottore Palaia significa dire Lecce Calcio, è un'istituzione. Poi c'è da ricordare una figura importante, il premio Iurlano, una figura fondamentale per i colori del Lecce, quella persona che in qualche maniera ci ha portato per la prima volta in Serie A, e quindi come non ricordarlo. Poi abbiamo voluto ricordare la squadra, e quindi la presenza del capitano, che Colebore non poteva che non essere quella. E infine una piccola chicca: il gruppo ha voluto all'interno un gruppo Facebook, per cui al nostro interno abbiamo fatto un sondaggio, e dal sondaggio è venuto fuori che Cosenza era il calciatore da premiare, e noi lo stiamo premiando. Con la targa lo russo Pezzella, proprio per ricordare quelle che sono le radici di questa squadra. Un momento che ricorda anche la storia del Lecce, e quindi anche il grande Franco Iurlano, questa sera a Squinzano, che è una piazza giallorossa importante. Ma ci sono tanti parallelismi con questa promozione. Ricordo negli anni 70, quindi 75-76, tutto quello che successe nei 27 anni di attesa. Era l'eterna Serie C, arrivavamo sempre eterni secondi e non riuscivamo mai a fare quel salto definitivo. Quindi ricordo la felicità di allora di mio padre, che in quel periodo era consigliere quell'anno, poi l'anno dopo, il primo anno di Serie B, diventò presidente, e quindi fu una gioia immensa dopo tanto inferno di Serie C. Allora durò molto di più, e quindi posso comprendere quello che stanno vivendo adesso gli attuali dirigenti e la città intera. Squinzano è legatissimo a Lecce da sempre, anche quando lo Squinzano giocava in Serie C2 nel calcio. Noi le amichevoli più importanti, le più belle che io ricordo, sono state sempre contro il Lecce, e poi Squinzano ha dato tantissimo a Lecce. Basta pensare al dottore Palaia, che è passato a fare il medico sportivo del Lecce dopo aver fatto per 6 anni il medico sportivo dello Squinzano, e anche a Squinzano aveva praticamente conseguito una promozione, quindi la sua prima promozione di campionato l'ha avuta con lo Squinzano, proprio dal campionato di promozione alla Serie D. Erano il tempo di Paticchio, Buonanima e dei fratelli Enzo e Piero Cosa. Tra l'altro proprio lei ha scritto un bel libro proprio sull'esperienza del dottore Palaia, Corri il dottore Corri, cioè un libro che è molto caro alla tifoseria giallorossa. Sì, è stata un'idea che ha funzionato molto bene, il libro è andato benissimo, la biografia ovviamente di Peppino Palaia, è inutile dirvi che all'inizio era decisamente contrario, ma lascia perdere, no? Poi invece l'amicizia comunque che ci lega da sempre, siamo coetanei, quindi alla fine ho spinto tanto fino a fare il libro, e adesso stasera dirò che pensiamo anche al secondo libro dopo 20 anni del primo, sempre Forza Lecce.